sottoscritto a Palazzo San Giacomo un accordo tra il Comune di Napoli e l'Agenzia del Demanio per valorizzare il patrimonio immobiliare statale e comunale situato sul territorio napoletano. Fra le strutture interessate vi sono l'ex riformatorio Filangieri, l'ex OPG e le cavità del sottosuolo di proprietà del Comune, Castel dell'Ovo, il complesso Trinità delle Monache e l'ex arsenale militare di proprietà dello Stato. Il Demanio è il proprietario di tutto il patrimonio pubblico statale e a Napoli ha molte risorse, molti edifici e anche molti fitti passivi che intende abbattere, e quindi uno scambio di immobili, uno scambio di conoscenza, uno scambio di progettazione. E penso che sia un passo in avanti importantissimo per la città di Napoli, un rilancio di una gestione molto, molto moderna e molto efficiente anche alla luce della sostenibilità. Il Demanio mette a disposizione la sua capacità progettuale e anche la disponibilità di risorse per la valorizzazione di siti demaniali che possono essere al servizio quindi della città o di altre istituzioni pubbliche. L'accordo, che ha una durata di 4 anni rinnovabili, prevede anche la gestione integrata dei beni confiscati alla criminalità. Il nostro obiettivo poi su Castel dell'Ovo è di fare un intervento di restauro e di recupero significativo, perché in realtà quello che noi oggi utilizziamo di Castel dell'Ovo è una piccola parte di Castel dell'Ovo, mentre invece con un intervento massiccio di restauro si possono aprire nuovi spazi, ci sono tante altre aree del castello che oggi sono interdette all'uso, e questo sicuramente in un programma di valorizzazione molto importante, perché è un bene molto importante per la città.